Io sono umile e non umile, perché ho fatto la mia arte sempre pensando di doverla fare per Dio. Io ho sempre pregato, non sono andata dietro agli onori umani perché hanno conto per me molto poco. Il Toscano, che è veramente meraviglioso, di una bellezza tale che mi faceva, non so, sentivo che era peccato usarlo, che viaggiando era in pericolo. In quegli anni cattivi, la povera Ginette Nevers era finito in Atlantico con due Stradivarius. Jacques Thibault, altro violinista francese, era finito con l'aereo. E anche lo Stradivarius di Thibault era finito. Tutto questo mi aveva messo in tale apprensione che è stato conveniente per me lasciare questo violino. E ho finito con... Era tale l'angoscia che mi procurava la cura che dovevo avere per questo strumento che ho finito con rinunciare a suonarlo. Un amico mi ha prestato, un amico che ha collezione di violini, mi ha messo a disposizione di scegliere. E ho scelto un antico veneziano che in fondo mi ha fatto fare ugualmente la mia carriera. Ho finito la mia carriera con quel violino. Era facile per me trovare i motivi perché c'era la banda comunale che fra l'altro Martina Franca era molto molto buona. Dalla casa che abitavamo noi passavano nelle festività tutte le processioni. E la domenica suonavano nella villa e io sentivo tutti i motivi. Dopo ho avuto in mano questo strumento, ho trovato le note e rifacevo i motivi, sia della marcia reale che della marcia funebre. Furtwängler, se non fosse morto, aveva proposto a David, a mio marito, di incidere con me le sonate di Brahms e le sonate di Beethoven. Quando siamo andati dal Papa, era Pacelli in quel periodo, Pio XII, chiese di avere un concerto privato da Gioconda De Vito e chiedeva una sonata di Brahms appunto e una sonata di Beethoven. Ed io suonai con Furtwängler Brahms e Beethoven. Anche quello è stato un concerto veramente indimenticabile. Per temperamenti, noi tendavamo, tanto Furtwängler che io, un po' a fermarci su ogni frase, rendendo un pochino più lento di quello che magari anche noi stessi dopo nel risentirci avremmo voluto. Non so quale termine usare, e si suonava come sentivamo in quel momento. Eravamo perfettamente all'unisono. Per radio, con Bernardino Molinari, io ho suonato il concerto di Brahms. Dopo qualche giorno Molinari mi manda a chiamare e mi dice: sa Gioconda che ha telefonato dall'isola San Giovanni Arturo Toscanini chiedendo ma chi è quel violinista che ieri ha suonato il concerto di Brahms? Non ho potuto staccarmi dall'apparecchio radio che di solito non amo molto sentire la musica per radio, ma mi interessava talmente l'interpretazione di quel violinista che sono stato fino all'ultimo accordo. Puoi immaginare, ero così grata a Toscanini. Poi ci siamo incontrati a Milano quando ho eseguito per la prima volta il concerto di Pizzetti. Toscanini era in sala, dopo è venuto, il programma proseguiva e mi ha portato nel suo palco e siamo stati a parlare. Avrebbe voluto presentarmi lui a New York. Se non che in quel periodo mia madre stava poco bene e non potevo lasciarla. Ho voluto rinunziare
appunto perché non sentivo di poter lasciare mia madre. Aprea veramente era stupendo musicista. Fischer mi disse: ma come mai Aprea non fa una carriera più vistosa? È così umile quell'uomo, non riesce a sbucare, ma è un grande artista, ha diritto a una carriera internazionale. E io risposi: purtroppo in Italia per avere una carriera bisogna proprio che Dio la voglia, perché gli italiani non aiutano abbastanza i loro giovani. Mentre negli altri paesi si fa tutto per i giovani, in Italia no, è molto difficile. O bisogna avere delle raccomandazioni, oppure bisogna avere l'aiuto di Dio. Completamente ad altre cose, specialmente agli animali. Gli animali non sono conosciuti affatto ancora. Io che ho oramai il tempo di dedicarmi a loro con il massimo interesse, posso dire che gli animali hanno delle sensibilità assolutamente non inferiori a quelle degli uomini più sensibili. Posso dire di aver letto negli occhi degli animali sia la gioia che il dolore. Ne ho avuto molta cura, anzi, in genere gli amici che vengono a Flint trovano sempre qualche animale ferito che con le mie piccole cognizioni cerco di aiutare. Molte anatre, che veramente non erano così in principio. 41 anni fa, quando sono arrivata, ce n'era solamente una coppia. Poi da questa coppia, adesso ce ne sono forse 100. Non si può assolutamente contarli. Poi ci sono scoiattoli, ci sono colombi, ci sono gallinelle d'acqua, c'è una fauna, cigni bellissimi, stupendi, perché in fondo sono delle creature di Dio come noi. Dove c'è vita c'è quella scintilla che Dio dà.